Ciao a tutti. Oggi ho l'occasione di parlare di un libro che fa parte di quei rarissimi casi che mi fanno gridare al capolavoro. Di solito lo dico quando si parla di un classico, di un libro ben affermato, quasi del tutto unanimemente riconosciuto come tale. Molto più raramente mi accade con un autore contemporaneo, tanto più un autore che ha vinto anche un premio prestigioso. Anzi, molto spesso quando mi chiedono consigli su qualche libro, dico che nella stragrande maggioranza dei casi i libri che hanno vinto un premio, sia esso il premio Strega o il Campiello, siano insomma un po' libri dai quali tenersi per lo più nella stragrande maggioranza dei casi alla larga. Ecco, tutto questo discorso invece non vale per Ho scoperto di essere morto di João Paulo Cuenca, un autore brasiliano, quarantenne, nato nel 1978 a Rio de Janeiro, e che con questo libro, Ho scoperto di essere morto, si è trovato appunto alla ribalta. È un libro del 2015, edito in Italia da Miraggi Edizioni nel dicembre del 2017, e che negli ultimi mesi sta riscuotendo molte recensioni per lo più positive, ma soprattutto nel 2017 stesso ha vinto un famoso e importante premio brasiliano, che è il premio Machado de Assis. Ecco, è un libro molto particolare, di cui il titolo ci dice paradossalmente poco e molto, perché diciamo che la scoperta del protagonista, narratore, che coincide sostanzialmente con l'autore, di essere morto, è solo una sorta di pretesto letterario per condurci verso una discesa agli inferi, che è fatta in realtà non solo di inferi urbani veri e propri, cioè gli strati, diciamo, i bassi fondi della società, ma inferi che si sono allargati a tutta la società. La scoperta di essere morto avviene per caso quando, dopo una lite con alcuni lavoratori lì vicino all'abitazione di Cuenca, riceve una denuncia da parte di costoro a cui ha lanciato degli oggetti e li ha insultati. E dal commissariato di polizia gli dicono che ci sono dei verbali che attestano la sua morte, perché una donna ha identificato un cadavere col suo nome, anche se poi dopo un paio di settimane sarà identificato col nome vero. Ecco, da qui si avvia lo snodo del romanzo, che è appunto non solo, ha delle parti non solo narrative, ma molto più spesso quasi diaristiche e riflessive. Ci sono delle incursioni in questa, anche notturne, in questa Rio de Janeiro, che cerca ancora una volta di cambiare volto, ma solo di facciata, perché sanno molti edifici sono smantellati, perché dovrebbero lasciare il posto a tutte le grandi costruzioni in vista delle Olimpiadi che sono state svolte a Rio de Janeiro nel 2016. Ma la cosa che mi ha colpito di più di questo libro è che l'immaginario letterario comune occidentale è uguale dappertutto, e non solo l'immaginario letterario, ma anche gli stili di vita delle classi cosiddette colte, perché gli inferi, una volta che si sono espansi dai bassi fondi verso in alto, o probabilmente anche viceversa, dall'alto verso i bassi fondi, fanno in modo tale che lo stile di vita sia simile ovunque. L'ansia di viaggi che contraddistingue il protagonista Cuenca, e che lo immettono in questo circolo vizioso di viaggi in cui tende a scappare dalla quotidianità, ma poi ritrova altre quotidianità che sono sostanzialmente uguali. Ci sono racconti di donne conosciute, di avventure compiute durante questi viaggi. Ecco, quest'ansia di scappare in un altrove è impossibile nel mondo occidentale, che ormai è quasi tutto il mondo. Con piacere ho notato che una delle fonti che mi sembrava più attendibili per questo romanzo è citato come romanzo prediletto dal protagonista. Stiamo parlando dell'italiano Guido Morselli con il suo Dissipazio HG, tanto che possiamo pensare che questo Ho scoperto di essere morto è come un Dissipazio HG all'inverso. Là scompaiono tutti e rimane solo il protagonista. Qui è come se il protagonista in qualche modo fosse scomparso, dato per morto, e rimanessero soltanto gli altri, ma in una maniera evanescente. In realtà, Ho scoperto di essere morto, potremmo dirlo, di tutti i personaggi che compaiono qui, che sono morti e devono solo scoprirlo, ma di tutta la cultura occidentale, che sarà sempre troppo tardi quando scoprirà di essere morta da per sempre.